Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla prima domenica di Quaresima, un tempo opportuno per la nostra vita di uomini, di donne, di credenti, un tempo favorevole per la nostra conversione, per cambiare il nostro modo di pensare, parlare, agire, lasciandoci guidare dallo Spirito che conduce anche ciascuno di noi, così come conduceva Gesù. Tutti quanti capiamo l'importanza di una guida. Se dobbiamo andare in un posto che non conosciamo, è una delle prime cose che facciamo: prenotare una guida che ci possa accompagnare, perché noi possiamo gustare tutte le bellezze di quel luogo che ci sono sconosciute. Se vogliamo andare a visitare un museo o una serie di opere d'arte, di chiese o di altri edifici, una delle prime cose che facciamo è chiedere una guida per poter prendere al massimo da queste opere d'arte, da questi edifici, da queste chiese che andremo a visitare. Anche nella nostra vita c'è bisogno di una guida, e lo Spirito può esserlo. Lo Spirito può esserlo aiutandoci con la parola di Dio, con la presenza di Gesù nei sacramenti, ma anche con l'aiuto di persone che possono diventare per noi come gli angeli che al termine delle tentazioni si sono avvicinati a Gesù per servirlo. Le tentazioni di Gesù ovviamente non hanno riguardato soltanto 40 giorni e 40 notti all'inizio della sua vita pubblica, ma hanno riguardato tutta la vita di Gesù, tutta la sua esperienza di uomo e di figlio di Dio. E le tentazioni riguardano anche la mia e la vostra vita in ogni suo istante, in ogni suo giorno. È un modo simbolico quello che gli evangelisti, tutti e tre gli evangelisti sinottici, hanno trovato per raccontarci le tentazioni racchiuse in 40 giorni, perché il numero 40 per la Bibbia rappresenta un'intera generazione e quindi un'intera vita. Ed esse, le tentazioni di Gesù, riguardano tre aspetti fondamentali della vita di ogni essere vivente: il nostro rapporto con le cose, con il cibo in senso generale, con la fame che sentiamo nel cuore, il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con la religione e con la fede, e infine il nostro rapporto con il potere, il nostro rapporto con le altre persone. La prima tentazione quindi riguarda il cibo, riguarda le cose, riguarda ciò che ci serve
per la nostra vita biologica, perché noi possiamo vivere. Naturalmente tutti conosciamo l'importanza delle cose e specificatamente del cibo. Pensate, nella Bibbia ben 910 volte si parla di cibo e di mangiare. Praticamente ogni pagina della scrittura fa riferimento a una mensa, fa riferimento al cibo, alla condivisione del mangiare. Gesù stesso lo troviamo spessissimo impegnato in dei banchetti, in dei momenti in cui condivide la tavola. Qual è il rischio di questa tentazione? Ridurre tutto alla vita biologica, pensare che sia sufficiente avere ciò che è necessario per il nostro corpo fisico, ciò che è necessario per i nostri bisogni materiali e umani e che null'altro ci serva. Però il nostro cuore non è fatto solo per il cibo, non è fatto solo per le cose. Questi sono pozzi che hanno acqua che non ci potrà mai dissetare del tutto. Il nostro cuore cerca l'infinito, il nostro cuore cerca, lo dico con una parola difficile, ciò che ci supera, ciò che ci trascende e non potrà mai essere un buon piatto per quando condiviso con ottimi amici a saziare le esigenze del nostro cuore, ma non potrà essere nemmeno una bella macchina, nemmeno una bella casa, nemmeno un armadio pieno di vestiti, nemmeno il successo nella nostra professione, nemmeno una realizzazione umanamente piena a darci la soddisfazione totale di cui andiamo in cerca. C'è qualcosa che supera questo livello e perciò Gesù risponde al tentatore, al diavolo, cioè colui che si mette in mezzo, che ci vuole dividere, che vuole creare un solco fra noi e le persone, fra noi e le cose, fra noi e Dio. Sta scritto: non di solo pane vive l'uomo. Cioè sta dicendo al tentatore, ma lo sta suggerendo anche a noi come davvero una brava guida: non limitatevi alle cose di questo mondo, non accontentatevi solo del livello materiale, siete fatti per di più. Le cose ci vogliono per vivere, ma non dobbiamo vivere per le cose. La seconda tentazione, il secondo messaggio che ci viene dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato, mette a fuoco il nostro rapporto con Dio. Il tentatore dice a Gesù: ma sei proprio sicuro che Dio c'è? E se Dio c'è, sei proprio sicuro che ti vuole bene? Mettilo alla prova, chiedigli dei segni, chiedigli dei miracoli. Del resto lo ha detto anche lui stesso nel Salmo 91, gettati e il Signore non ti farà rompere la testa sulle pietre, attraverso i suoi angeli proteggerà i tuoi piedi dalla caduta. Gesù risponde dicendo che non bisogna tentare Dio. Con Dio noi dobbiamo avere un rapporto basato sulla relazione, sulla fiducia, sull'amore reciproco, proprio come succede in una relazione umana d'amore, in una relazione umana d'amicizia. Se nelle relazioni umane noi cominciamo a chiedere prove al nostro fidanzato, alla nostra fidanzata, al nostro sposo, alla nostra sposa, ai nostri genitori o ai nostri figli, ai nostri amici, ai nostri colleghi, nessuna cosa sarà sufficiente per provarci il loro amore e la loro disponibilità. Gesù ci dice: non dobbiamo tentare Dio, dobbiamo fidarci di Lui. Mettere alla prova Dio significa non aver capito nulla. Non è con i miracoli, non è con le magie, non è con le superstizioni, non è con queste cose che fanno fumo ma non hanno arrosto dietro, fanno apparenza ma non hanno sostanza, che noi possiamo far crescere la nostra fede. È la tentazione antica di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, è la tentazione antica del popolo degli ebrei nel percorso del deserto, quando, avendo fame e sete, chiesero a Mosè: ma Dio è in mezzo a noi, sì o no?
perché non ci dà una prova? È la tentazione che abita il nostro cuore di fronte alle sofferenze, ai bisogni, ai momenti di difficoltà, ma una tentazione alla quale non possiamo rispondere chiedendo prove, ma abbandonandoci fiduciosamente al Signore che è nostro Padre e che ci vuole bene, ci ama proprio come un padre e una madre amano il proprio figlio e fa tutto per noi. La terza tentazione è la più pericolosa forse, perché riguarda il potere, riguarda il modo in cui ci rapportiamo con gli altri. Che tipo di relazioni voglio costruire nel mondo? Basate sul servizio agli altri o sul servirmi degli altri? Sull'amore per gli altri, facendomi cibo come Gesù ha fatto di se stesso per noi, oppure utilizzando gli altri per me? Che tipo di relazione voglio avere con la natura? Inquinare, distruggere pur di poter guadagnare, di poter aumentare la mia ricchezza e la mia fama, oppure rispettare la creazione che è la nostra casa comune in cui dobbiamo vivere tutti come figli di Dio e fratelli e sorelle fra noi? La tentazione del demonio nei confronti di Cristo e nei confronti nostri è proprio questa. Usa le persone, usa le cose, usa la creazione solo per te. Sia autoreferenziale, non pensare alle conseguenze di quello che fai, approfitta di tutto e di tutti. Gesù dice: questa non è la mia logica. Gesù dice: io non ti seguo su questa strada, io adorerò solo il Signore, davanti a Lui piegherò le mie ginocchia. Questo vuol dire che Gesù sposa la logica dell'amore, sposa la logica del servizio, che è ciò che smaschera la tentazione del demonio, perché nel vocabolario del diavolo la parola amore non è contemplata, nel vocabolario del diavolo la parola servizio non è contemplata. Se noi amiamo, se noi ci mettiamo al servizio, il diavolo sicuramente sarà lontano da noi. Ci permetterà di agire. Certo, non si arrenderà, tornerà a tempo debito, come fece con Gesù in altri momenti della sua esistenza e anche nel momento cruciale, più difficile della passione nell'orto del Getsemani e addirittura sulla croce. Ma rimanendo uniti al Signore, rimanendo nella logica di Dio, la logica dell'amore, del servizio, del donare la vita perché gli altri possano vivere, la nostra vittoria sarà totale. La Quaresima ci aiuti in questo. La Quaresima sia davvero questo tempo favorevole che ci permetta di mettere a fuoco la logica di Gesù per poterla sposare. Ci permetta di scegliere lo Spirito Santo come guida per poter comprendere fino in fondo la bellezza delle cose create, la bellezza della nostra vita, della vita di coloro che sono attorno a noi, la bellezza e la bontà della presenza di Dio nella nostra esistenza e che davvero ci prepari alla Pasqua questo tempo, a una vita davvero di risorti. Auguri a tutti.